Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi i miei buoni propositi per il 2017. Questo tipo di video l'avevo girato anche l'anno scorso, in cui vi parlavo un po' dei miei progetti, dei miei buoni propositi, dei miei obiettivi, non solo per quanto riguarda il canale, ma proprio anche a livello personale. E ho pensato potesse essere una buona idea, riprenderlo anche quest'anno per fare un po' il punto della situazione di quello che è stato il 2016, se ho rispettato o meno quello che mi ero proposta di fare. E che cosa ho intenzione di fare invece per l'anno che verrà. Oggi è esattamente il 31 dicembre del 2016, quindi l'ultimo giorno dell'anno, e non potevo filmare questo video in un momento migliore, secondo me, perché il 2016 per me è stato un anno difficilissimo, molto impegnativo, pieno di tante cose da fare, di lavoro molto pesante. A livello lavorativo, emotivo, sono successe le peggiori cose che mi potessero capitare nella vita in generale. È stato un anno veramente difficilissimo in cui mi sono sempre messa in discussione, ho sempre messo in discussione il mio lavoro, il mio canale, la mia vita, qualsiasi cosa, e non vedo l'ora che arrivi il 2017. E l'anno scorso, se non sbaglio, avevo detto che il 2016 sarebbe stato un anno un po' di transizione in attesa del 2017. Ed effettivamente così è stato. Non è successo nulla degno di nota in questo anno e quindi non vedo l'ora che inizi l'anno nuovo per poter ripartire, spero, molto più propositiva e felice, perché questo anno è decisamente da dimenticare. Non mi sono andata a rivedere il video dell'anno scorso perché non mi piace riguardare i miei video. L'unico che ho mai riguardato è il video in cui porto a casa Cersei, ve lo faccio vedere quando è piccolo e cucciolo, per chi non lo sapesse, Cersei è il mio gatto. È l'unico video in assoluto che io abbia mai riguardato perché non mi piace vedermi, sono molto critica con me stessa, quindi andrò un po' per memoria. Mi ero ripromessa di lavorare al canale proponendo dei contenuti nuovi, cosa che ho fatto. Sono molto soddisfatta dei contenuti che vi ho proposto, dei video che ho fatto. Ho fatto un discreto lavoro, devo dire. Sono arrivate tante belle soddisfazioni quest'anno, quindi sono molto contenta e ancora più motivata ad andare avanti e ad impegnarmi sempre di più. Vorrei mettere in atto un paio di progetti in questo 2017 che spero vadano in porto, quindi per ora non accendo nulla perché preferisco tenere per me certe cose. E abbiamo raggiunto 10.000 iscritti, che è un numero come un altro, però simboleggia un po' il mio percorso, il mio lavoro, il mio impegno, quindi è un piccolo traguardo di cui dovrei essere orgogliosa e fiera, dovrebbe essere un motivo in più per spronarmi ad andare avanti, per dirmi stai facendo la cosa giusta, continua così, tutto il lavoro che fai a volte ti sembra sprecato, a volte ti sembra che non sia abbastanza, però non è così, stai facendo un ottimo lavoro e me lo ripeto perché mi deve entrare bene in testa, perché sono una persona che tende a demoralizzarsi molto facilmente e spesso quando vedo che un video in cui metto tanto di me o comunque che mi impegno tanto a fare, come ad esempio l'ultimo video tutorial, e poi vedo che non è visto, apprezzato più di tanto, io mi demoralizzo, vorrei chiudere tutto e nascondermi sotto il piumone. E non sto scherzando, è una cosa su cui ho lavorato tanto quest'anno, sono migliorata tanto e quest'anno che verrà dovrò lavorarci ancora di più per migliorare la mia autostima, la mia sicurezza. Mi ero ripromessa poi di migliorare il mio rapporto con il cibo e fare attività fisica, cose che sono successe soltanto in parte in questo anno perché mi sono sempre sentita molto poco motivata e sono sempre successe delle cose magari negative che mi hanno demoralizzata e mi hanno fatto abbandonare qualsiasi cosa, qualsiasi progetto in corso. Quindi mi sono allenata per alcuni mesi, ma poi ho abbandonato, ripreso e abbandonato, quindi quest'anno vorrei essere più costante e fare anche un minimo di attività fisica perché mi sento veramente fuori forma, mi stanco facilmente, faccio un lavoro in cui non ci si muove tantissimo, quindi vorrei
Vorrei fare qualche cosa per tenermi in forma ed essere in generale più in salute. Per quanto riguarda il cibo, un discorso diverso che non voglio affrontare più di tanto in questo video perché sono stanca di essere giudicata. Tutte le volte che provo a parlare di cibo, del mio rapporto con esso, vengo criticata perché mangio troppo poco, sono troppo magra. Nella testa di molte persone è radicata questa idea che se sei magro allora sei bello, allora non puoi lamentarti del tuo peso, del tuo corpo, allora sei in forma, allora sei in salute, che sono cose totalmente false perché posso essere definita magra, ma non sono assolutamente in forma e non sono assolutamente sana. Io ho una malattia che non mi permette di mangiare tutto quello che vorrei, quindi devo stare molto attenta a quello che mangio. E purtroppo molte cose che mi piacciono non posso più mangiarle. In questo 2017 voglio trovare il giusto equilibrio fra cose che posso mangiare e cose che mi piacciono, cose che, per cui provo piacere. E sarà difficile, quest'anno ho dovuto rinunciare a tantissime cose, è stato un anno molto difficile anche per questo, quindi voglio migliorare e lavorare molto su questo aspetto, sul mio rapporto con il cibo. L'anno scorso vi avevo confidato che mi sarebbe piaciuto tanto andare a vivere all'estero e che probabilmente sarei andata via proprio nel 2017. Per ragioni che tutti noi conosciamo, non potrò più andare in Inghilterra e non penso che mi trasferirò all'estero nel 2017. Ho allenato un pochettino la lingua nel 2016, ho letto, se non sbaglio, 11 libri in inglese, ho recuperato i libri di testo di mia sorella, quindi mi metterò sotto e riprenderò la grammatica inglese, più per cultura mia personale, per non abbandonare del tutto l'inglese, perché è una lingua comunque che fa comodo molto in ambito lavorativo, ma anche per eventualmente viaggi. O appunto se andrò all'estero potrebbe aiutarmi tantissimo sapere e conoscere meglio la lingua inglese, quindi quest'anno riprenderò seriamente a studiare l'inglese. In più mi piacerebbe studiare seriamente, proprio con libri di testo eccetera, anche l'ungherese. Non so se lo sapete, mia mamma è ungherese, io parlo abbastanza bene l'ungherese, però non l'ho mai studiato. L'ho imparato ascoltando i miei nonni che parlavano in ungherese e qui a casa non lo parlo mai, non ho mai occasione di allenarlo, quindi mi piacerebbe prendere in mano magari dei testi di grammatica, anche in questo caso studiare bene la grammatica, allenarmi e... perché io so leggere abbastanza, però scrivere faccio diversi errori, non avendo appunto mai studiato da nessuna parte, mi piacerebbe riprendere questa cosa proprio per bagaglio mio culturale. Un'altra cosa che mi piacerebbe tanto fare nel 2017 è viaggiare, non necessariamente all'estero, per cui servono soldi che al momento non ho perché li sto tenendo da parte per un altro progetto, però anche semplicemente viaggiare in un posto che magari non ho visitato qua in Romagna, piuttosto che Firenze, mi piacerebbe tanto visitarla, oppure andare a trovare la mia amica Vanessa vicino a Padova, insomma mi piacerebbe fare piccoli viaggi anche solo qua in Italia, muovermi un po' per arricchire il mio bagaglio culturale, per vedere cose nuove, un po' perché appunto mi piace viaggiare e un po' anche per aumentare la mia sicurezza. Io mi sento spesso a disagio in posti che non conosco, mi mette un po' agitazione, quindi vorrei migliorare questo aspetto e quale modo migliore per farlo se non muoversi e andare alla scoperta di posti nuovi. Un'altra cosa sempre legata ai viaggi in parte è che mi piacerebbe partecipare a più eventi che riguardano magari libri o fumetti. Quest'anno ho avuto tante piccole occasioni di incontrare degli autori come Noël Stevenson, Giacomo Bevilacqua, Craig Thompson, sono stata a mare di libri, ci andrò anche quest'anno visto che è un festival che si tiene qua a Rimini e che è organizzato da ragazzi, vi lascerò più informazioni comunque qua sotto in descrizione. Spero di poter partecipare anche quest'anno a eventi diversi, spero che non siano troppo lontani da dove vivo al momento, perché purtroppo spostarsi richiede soldi, però mi piacerebbe tantissimo poter partecipare a queste iniziative perché mi arricchiscono veramente tanto, mi permettono di conoscere qualcosa di nuovo e penso che sia estremamente interessante conoscere un autore, sentirlo parlare e sentirlo raccontare ciò che è il suo libro, ciò che è il suo fumetto, come è nato, che cosa c'è dietro.
estremamente bello e interessante ed è un'esperienza che arricchisce veramente tanto. Quest'anno mi piacerebbe molto anche cambiare un po' il mio guardaroba e raggiungere quello stile che ho in mente da anni, ma che non ho mai raggiunto perché pensavo non fosse adatto a me un po' per il costo di alcuni pezzi che dovrebbe includere un po' perché sono insicure, quindi tendo ad accumulare, a tenere cose che ho già da anni e anni, ma è una cosa che non sento più tanto mia. Ci sono tanti vestiti in cui non mi rivedo più, che non sento più miei, molti sono consumati fino al midollo e voglio raggiungere quell'ideale di persona che ho di me visivamente, perché penso che mi possa aiutare tanto a crescere personalmente. Non si tratta esclusivamente di un fatto estetico nella mia testa, ma si tratta proprio del esprimere finalmente in maniera libera la persona che sono. È un discorso molto difficile. Più ne parlo e più mi sembra stupido e senza senso, però io ho un ideale. Mi piacerebbe vedermi vestita così, mi piacerebbe avere cose fatte in un certo modo e secondo me poter raggiungere piano piano, ovviamente perché non posso permettermi tutto subito, però pian piano lavorando su questo aspetto, secondo me potrei raggiungere più sicurezza in me e potrei anche essere più felice della persona che sono, perché sono veramente molto insicura di me. Sono una persona timida, introversa, faccio quindi anche fatica a relazionarmi con altre persone, tendo a chiudermi molto in me stessa e spesso sminuisco anche le cose belle che faccio, ma anche ad esempio qua sul canale per dire. Quindi vorrei invece essere un pochettino più soddisfatta della persona che sono, vorrei potermi guardare e dire che bello essere Donatella. E non è una cosa così scontata o così stupida, è una cosa che richiede tanto tempo e io voglio raggiungere quella cosa, voglio essere più sicura di me, anche perché sono convinta che molte cose che non sono riuscita a raggiungere nel 2016 non le ho raggiunte principalmente per me stessa, perché magari non ci credevo abbastanza, perché non ero abbastanza sicura di me, perché mi abbattevo prima ancora di cominciare. Quindi penso che sia una cosa che mi possa aiutare tantissimo a livello mentale per crescere e in un certo senso sbocciare. Per quanto riguarda le letture, i miei buoni propositi li trovate sul blog. Vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. In generale non voglio pormi un obiettivo di leggere tot libri, ma vorrei leggere dei libri che mi lasciano qualche cosa. Il 2016 è stato un anno molto ricco di letture, ma povero di letture che mi siano rimaste. Riesco a pensare a due libri in particolare che mi hanno colpita e che mi hanno segnata profondamente su quasi 60 libri letti, per non parlare dei fumetti. Quindi è strano, veramente strano. Lì per lì mi sembrava di aver letto delle cose piacevoli, però piacevole non è abbastanza per me. Io voglio circondarmi, voglio impiegare il mio tempo in letture che mi lasciano qualche cosa, che mi facciano riflettere, che mi diano spunto, che mi diano ispirazione, non semplicemente che mi tengano compagnia e che siano piacevoli, dai. E è una cosa ovviamente difficile da fare perché finché non leggi un libro non puoi sapere che quel libro effettivamente ti darà qualcosa, però voglio essere più selettiva nelle letture che farò e soprattutto voglio riprendere in mano i manga. Ho fatto un calcolo e mi sono accorta che ho letto meno della metà dei manga rispetto al 2015. E questo perché mi sono lasciata frenare molto dal fatto che i manga generalmente si sì, costano meno rispetto magari a una graphic novel o a un libro, però ci sono tanti volumi che compongono una serie, quindi il prezzo si accumula e diventa abbastanza sostanzioso, per non parlare del posto che non ho più in casa. Però mi piacerebbe veramente tanto leggere dei manga perché mi piacciono i fumetti giapponesi. E se avete dei titoli da consigliarmi di serie non lunghissime, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto perché sono alla disperata ricerca di ispirazione, di storie un tantino diverse dal solito, perché anche in quel caso ho letto alcuni manga, però sono molto simili a letture che avevo già fatto, quindi non mi hanno lasciato nulla se non un piacevole ricordo di un pomeriggio passato a leggere.
quindi vorrei che fosse molto più di questo. Infine, per quanto riguarda il canale, ho intenzione di continuare su questa linea, ovvero di fare 2 video a settimana e, se mi capita, se riesco, di fare un terzo video che probabilmente sarà un vlog, visto che molti miei vlog vi sono piaciuti stranamente. Io penso di essere una frana nel filmare, fare le inquadrature, tutte queste cose qua, invece stranamente ricevo sempre tanti bei commenti, anche nei video girati col cellulare, quindi se avrò tempo e se avrò delle giornate particolari filmerò sicuramente dei vlog. Magari fatemi sapere se effettivamente vi potrebbe far piacere, perché sì, è vero che molte persone me lo scrivono, ma magari a tutti gli altri non interessa, quindi cerchiamo di raggiungere un equilibrio. Non ho intenzione di ricominciare a fare le letture del mese, anche se i video ultime letture sono molto ma molto ma molto meno visti rispetto alle letture del mese. Questo perché mi mette ansia dover aspettare la fine del mese per potervi parlare di un libro, di un fumetto, o fare semplicemente il conto. C'è una... non lo so, per quanto riguarda il blog la vivo in maniera molto più tranquilla, perché man mano che leggo qualcosa lo scrivo nel post, lo lascio lì nelle bozze, ma quando si tratta invece di girare un video mi prendo un'ansia pazzesca, perché è come se avessi pressione, come se la gente si aspettasse da me qualche cosa. Magari non è così, però sento che in generale, per quanto riguarda la community di BookTube, ci sia tanta pressione per le letture del mese. Non sei un lettore se non leggi tot libri o tot fumetti al mese, quando a me a volte non ho voglia di leggere, quindi non sono una lettrice perché per una settimana o due non leggo nulla. Nope, non è così che funziona, quindi è un format che mi piace guardare a volte, solo di alcune persone in realtà, però penso che continuerò con le ultime letture in modo da potervi parlare quando voglio dei titoli che voglio, e non necessariamente di tutti i titoli che leggo, perché magari non tutti meritano. Tutto qua. Per il resto vorrei fare tanti tutorial, però mi sono lasciata un po' demoralizzare dall'ultimo che ho fatto, che ho visto che non è piaciuto tantissimo e io mi abbatto molto facilmente. Mi sembrava un'idea sì semplice, però carina. Il fatto è che avrei tante idee a volte non ho molta ispirazione, però quando ho le idee ho sempre paura che sia un progetto troppo di nicchia, troppo particolare, troppo difficile da fare, quando mi piacerebbe fare dei tutorial che siano bene o male quasi tutti in grado di fare. E è difficile trovare un equilibrio fra queste due cose, quindi spero di ritrovare un po' la motivazione e l'ispirazione per fare tutorial, perché a me personalmente piacciono veramente tanto. Questi erano quindi i miei buoni propositi per il 2017. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se ci sono dei video in particolare che vorreste vedere qua sul canale. Ho visto che i video tipo sugli anime o sulle graphic novel vi erano piaciuti tanto, quindi saranno dei video che torneranno ciclicamente qua sul canale, appunto perché vi interessano e a me piace molto farli, quindi perfetto. L'unico tipo di video che non mi piace tantissimo fare e che faccio solo quando trovo qualcosa di tra virgolette veramente valido sono i tag. Li trovo superficiali spesso e spesso inutili, fini a se stessi. Sono dei video che io non guardo quasi mai sugli altri canali, quindi non mi piace fare un video che io non guarderei mai. Ci sono appunto delle piccole eccezioni, quindi a parte i tag potete consigliarmi e richiedere qualsiasi altro tipo di video e valuteremo insieme il da farsi. Spero che questo 2017 sia un anno di ripartenza, non ho la presunzione di dire che sarà un anno bellissimo, fantastico, senza difetti. Sento che sarà un po' il mio di anno, perché il 17 è un numero che ricorre spesso nella mia vita e che porta sempre grandissime cose e svolte, quindi sento che un po' sarà il mio anno, ma non ho la pretesa di dire che sarà un anno fantastico. Spero semplicemente che sia meglio del 2016 e spero che lo sia anche per voi, che sia un anno sereno e che porti felicità, almeno un po'. Ne abbiamo bisogno tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!